once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Corto, ma voglio concluderlo con una mini spesa al Conad. Allora, qui ho fatto le zeppole, ragazze. Metterò la ricetta perché già sul mio canale ce l'avete, l'ho fatta in passato, tutti gli anni diciamo le faccio. Le zeppoline appena fatte. Allora, preciso, come vi dicevo gli altri anni, a noi non piacciono le amarene sciroppate, o meglio, a me piacciono, ma a casa mia no. Quindi, onde evitare di levarle col liquido e tutto, ho preferito metterci il cioccolato come faccio ogni anno. Nulla, adesso vi giro la fotocamera un attimino e vi faccio vedere cosa ho acquistato oggi pomeriggio che sono stata al Conad, allo spazio Conad. Allora ragazzi, perdonate il caos, ma qualcosa l'ho riposta, qualcosa l'abbiamo già mangiata, perché comunque ho fatto la spesa dopo pranzo, poi è venuto mio nipotino mentre preparavo le zeppole, insomma è stato tutto un po' un caos e quindi perdonate la confusione che c'è ora. Allora, vi faccio vedere brevemente cosa ho preso. Allora, innanzitutto le patatine per Asia, queste qui le tortillas e queste qui porchetta, una confezione di succhi di frutta alla pesca. Allora, questo è 1,29€, 1,45€, 1,85€, 1,89€ mi pare. E uno l'aveva già bevuto il mio nipotino, quindi niente. Due brick, anzi tre, uno l'ho già messo in frigo di latte Conad. Due bottigliette di aranciata, sempre Conad, al prezzo di 57 centesimi mi pare. Un salamino negro, questo è il negro netto, che era in offerta da 3,40€, l'ho pagato 1€ e qualcosa meno. Una confezione di pollo, questo qui allevato senza uso di antibiotici, 250 grammi, 2,70€. Una confezione di hamburger di suino, 1,50€. Una confezione di kiwi, questa era in offerta però non mi ricordo quanto. Patatine classiche per mio marito, 90 centesimi giù di lì. Le mele, le stavo già allevando per metterle insomma qui con la frutta, pagate 1,99€ mi pare, se non sbaglio. I taralli, anche questi pagati 2,39€ qualcosa, già aperti perché mio nipotino ha fatto merenda. Gli spaghetti Conad in offerta 69 centesimi. Il
pane grattugiato, 1,20 euro, anche questo è aumentato. I biscotti, questi ragazzi sono quelli che ho trovato nella Degusta Box, che sicuramente voi avrete già visto il video prima di questo, e li abbiamo praticamente già finiti, li ho ricomprati, però ragazzi costano veramente parecchio, 2,89. Ce ne escano diversi, perché sono qua all'interno, scusate, ecco qua, pacchettini così, anzi ve li faccio vedere, guardate, li abbiamo già aperti, ecco qua. Sono pacchettini così da 6, li potete portare in ufficio, insomma a scuola, farci colazione la mattina, un pacchettino vi basta. E ci sono come questi che ci avevano mandato nella Degusta Box, e poi altri due tipi che però per la furia non ho letto e sono venuta via. Allora qui c'ho nulla, no? Due passate di pomodoro, queste qui della marca Conad a 89 centesimi. Poi su una, cosa ho preso? No, questi sono tutti buoni sconto. Un pacchetto di Haribo, le novità che ci avevano mandato la Degusta Box sempre qualche mese fa, 2,07 euro. Poi ragazzi non ho preso nient'altro, per questa robetta che vedete ho speso 28 euro. Allora, ragazzi, sì, ho speso diciamo abbastanza per quello che ho preso, all'incirca sì 28 euro, una cosa del genere. Credo di avervi non vi ho fatto vedere tutto, in realtà ho preso anche le uova, usate subito perché devo fare appunto le zeppole, quindi ho preso due confezioni di uova, una da 10 e una da 6, quella da 6 pagata 1,59 euro e quella da 10 2,29 euro se non sbaglio. Ragazzi, questo è quanto, e a mio rammarico anche il Conad veramente ha aumentato tantissimo. Allora io a parte Lidl, che comunque se non compri anche lì con un po' di sconto, sinceramente anche i prezzi non è che sono bassissimi, però ancora si riesce a comprare un po' di carne. Al Conad, ragazzi, è davvero quasi come la Coop, non sono inavvicinabili perché io vado sempre a fare la spesa là. Però ragazzi, vorrei provare anche altri supermercati, devo essere sincera, perché comunque risparmio ci vuole in tutte le famiglie, quindi bisogna che provo altri supermercati. E il Penny mi piace molto, però alle volte non trovo delle cose. Spin vorrei andare, solo che purtroppo almeno qui da noi non ha come Lidl e Penny, anche Lidl, che hanno metà i prodotti loro e metà anche roba di marca, quindi puoi scegliere. Spin ha solo quei prodotti che portano loro, che comunque sono ottimi prodotti, perché io ho sempre comprato da Eurospin e molti prodotti sono vengono da grandi marchi, escono da grandi aziende, quindi sono degli ottimi prodotti, prezzi molto vantaggiosi. Ragazzi, da quando qui ha cambiato ha cambiato negozio, ha rinnovato, sono stata l'anno scorso a prendere dei gelati e poi diciamo che non ci sono più tornata, che mi sta tornando scomodo, non so come mai, eppure per andare al lavoro, per andare al bar io passo da lì, che ce l'ho proprio sul viale di Rina, ma non lo so come mai, ragazzi, mi sta tornando veramente scomodo, e in realtà io ci andavo veramente spesso lì. E i suoi prodotti mi piacciono tantissimo, tanto tanto tanto, quindi devo riprendere via per tornare a fare sempre un po' di spesa, perché secondo me come prezzi, anche per dire, non lo so, il formaggio grattugiato, il prosciutto stesso, secondo me sono più convenienti rispetto a un Conad, a un Lidl, a un Penny forse, non lo so. Io non ci vado, quindi non so nemmeno come sono ora i prezzi all'Eurospin. Comunque voi fatemelo sapere come sempre nei commenti, commentate ovviamente. Ragazzi, niente, vi mando un bacione grandissimo, spero che questo video, anche se non troppo lungo, vi sia piaciuto, e nulla, noi ragazzi ci vediamo molto presto con un altro nuovissimo video, ma come vi dicevo l'altra settimana, purtroppo settimane caricherò solo 2 video a settimana, quindi non più 3 ma 2, il martedì e il giovedì, così ho magari tutto il tempo del fine settimana per poter girare qualche cosina. D'ora in avanti forse ne avrò sempre meno, poi vi aggiornerò in un video apposta che sarà sicuramente a breve, ma mi devo mettere con calma e farvelo, però farlo già a cose fatte, quindi ovviamente poi vi spiegherò tutto. E nulla, io vi mando un bacione e noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video. Ciao.